Francesco il Nino, tac, parte 1. Zio, sei pronto a bruciare i capelli? Perché questo esperimento, questo trabocchino, allora, dice che anche passando l'accendino i capelli non si incendiano ma si arricciano. Sei pronto? No, ora no. Sei pronto? Io vado quando me lo dice. Vai! Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Oggi per fare degli esperimenti. Oddio, aspetta, mi sono dimenticato una cosa, arrivo subito. Oddio. Cosa hai dimenticato? Scusa, mi ero dimenticato una cosa importante. Ora possiamo iniziare. Sì, sì. Oggi ragazzi ho una cavia, dove? Gabriele, lui è la mia cavia. Ah, io sono cavia, piacere. Sì, piacere, Francesco e Migno. Ah. Allora ragazzi, oggi siamo qui per provare degli esperimenti, ma chiamiamoli con il vero nome, con dei trabocchini. Perché questi non saranno esperimenti, saranno veri e propri esperimenti trabocchini. Ah, scusa, mi ero dimenticato. Allora ragazzi, lasciate già un bel mi piace, commentate con hashtag esperimenti trabocchino. Con hashtag trabocchino. Stiamo per testare, esperimenti più rari che girano su internet. Le hai viste proprio tu che girano? Sì, fanno proprio, cioè, capito? Bando ai trabocchini. Bando ai trabocchini. Iniziamo con il trabocchino, il primo trabocchino, perché la parola esperimento non esiste più. È un trabocchino. Ci serve una busta dove di solito mettono i pesci rossi quando li vinci ai baracconi. Quando sono morti. Ok. E un accendino. Attenzione. Che fa rima con trabocchino. Allora, io ti svelerò questo trabocchino. Praticamente, tu di solito quando metti il fuoco, cioè non è una cosa che si fa di solito, però se mai dovessi farlo, no? Se tu accendi la fiamma e lo fai su una busta, cosa ti aspetti che succeda? Non lo so. Si buca. Ah. Ok. In teoria, secondo questo esperimento trabocchino barra... non dovrebbe bucarsi. Dovrebbe? Okay. Ah, questo lo faccio io. Prima lo faccio io, perché a te ti lascio l'onore del secondo trabocchino. Ma te lo tengo io? Tieni la busta, per favore, Maria. Se si apre? Se si apre sono cazzi. Allora, di chi? Nostri. Ah, tuoi? Cazzi nostri. No, tutto. No, è vero, poi devo pulire io. Allora, teniamola lontana dal divano. Mettiamola. Salvato. Occhio! Tienilo fermo. Tu fermo che io. No, ma sei sicuro? Occhio. Cura. Guarda che dopo non si può più tornare. L'ho visto fare, A, a me? L'ho visto fare. Attento. Occhio. Ah, stiamo per farlo. Ah! Guarda che poi. Sei sicuro? Sì. Guarda che. Vabbè, è incredibile. Ah! È incredibile. Avviciniamo la telecamera per favore. Ragazzi, siamo davanti a un miracolo. Questo. Qua c'è la mano di Francesco il Nino. Questo è un trabocchino per la scienza. Allora, fallo in diretta. Allora, vai, mettiamo a fuoco. No, a fuoco no. Lo sto mettendo. È incredibile, ragazzi, non si buca. Ma è incredibile! Il primo trabocchino è riuscito. È morto il pesce rosso. Un pesce rosso alla griglia. Ora, se questo trabocchino ti ha lasciato di stucco, questo ti lascerà ancora più di stucco. E ti dirò una cosa, non è un barbatrucco. No. Questo esperimento dice che se tu buchi il sacchetto, l'acqua non esce. No. Zio, te lo giuro, ho visto farlo. Chi è tuo zio? Te lo giuro, fra. Questo lo lascio fare a te. Devi bucare sia da una parte, puoi spingere e bucare anche dall'altra. Guarda che ti sbaglio finito. Zio, allora, secco come se dovessi scoppiare il palloncino a un bambino che l'ha appena comprato. Vai, eh. Ok. Chiudo gli occhi. Occhio, eh. Chiudo gli occhi? Occhio. Aspetta. A dritto per dritto, non stotto per totto. Vado? Chiudo gli occhi. Pronto? Uno, due. Non l'ho beccato. L'hai mancato. Scusa. Così fa Bocelli. Quando gioca a freccette. Vado, eh. Uno, due, tre. È incredibile, ragazzi. È incredibile, questo trabocchino sta funzionando. Spingi, zio, devi bucare anche l'altro. Sembra un parto. Vai. Sembra. Vai. Sta partorendo. Oddio. Oddio. Ok, tienimelo. Secondo. No. Ah, no, perché. Ah. Hai spinto. Perché c'è la penna bucata. No, provo io, tieni. No, fra. No, occhio, sta cadendo. Occhio. No, sta cadendo. No. Va pure sto trabocchino di. No, la penna è finita dentro. Abbiamo bucato. Questo era un trabocchino che ci ha fatto un trabocchino. Perché era funzionato, solo che la penna era troppo corta per la larghezza della boccia. E quindi è fuoriuscita l'acqua. Però come avete visto all'inizio, è come quando non è uscita l'acqua. La supposta è troppo grande.
Quindi, ora che siamo tutti belli che bagnati, questa penna non sappiamo più dove la infiliamo. Passiamo con il terzo trabocchino del giorno, perché quello che ci serve è sempre un nostro accendino che fa rima con trabocchino. Ok, vedo che hai imparato. E perché cose così non se ne vede, neanche a casa nuova queste magie. Chi è? Era un tuo amico, no? Sì, è come Francesca e Nino. Ok, e quello che ci serve quindi è un accendino e una candela. Una candela. Il trucco dice che se tu accendi la candela e dopo la spegni, dopo semplicemente passare l'accendino così si riaccende. È incredibile. Io lo sapevo. La sapevi? Sì, da tempo. Sì? Ah. Dimmi da quando. Da quando? Da quando me l'hai detto. È sul pezzo, Gabriele è sul pezzo. Chi? Ci sei? Che devo fare? Guardare. Ah. E stupirti. Guarda che cosa che ha preso fuoco il mio dito. Si riprova la mia dita. Oh, ma che cos'è sta candela? Ma che candela è? Ok, olè, ce l'abbiamo. Questa candela stava per farci un trabocchino. Spegni la luce, con questo trabocchino lo facciamo con effetti speciali. Non fatelo a casa, eh. Occhio, occhio. Gabri, occhio a star dietro la telecamera che potrebbe esserci, capito? Un effetto... Ok. Vado? No. No? Okay, no, aspetta allora, qualche... Dammi via. Via. Ok. È incredibile! Questo trabocchino ha funzionato! Non ha senso. Ma che senso ha? È normale così. Riproviamo? L'hai riacceso. È incredibile! Ma non ha senso! No, sì che ha senso, perché no, prima ci ha messo un tot per accendersi. Adesso basta che passi sulla fiamma. Ti darò un altro trabocchino, prova a mettere sul dito. Non ti no, faccio. Mettilo tu. Lo metto io? Sì. Guarda. È incredibile. E non l'hai messo vicino. Ma non è vero. Questo è... Vedi che adesso ci mette di più perché il fumo è andato via, vedi? Deve andare. Devi tenerla. Poi se fai così... Ma è incredibile. È fantastica sta cosa. Ok. Vieni. Ti posso dire che questa cosa servirà a tantissime persone. Quando dovete fare una cena a lume di candela, voi spegnete, riaccendete. E stupite la ragazza, così la conquistate, ragazzi. Questo, così la conquistate. Così la conquistate. Sì, sì, sì. Guarda che addominale. Madonna, come hai fatto? Svelami il trabocchino. Ok, ragazzi, allora siamo pronti per l'ultimo trabocchino, nonché il più pericoloso. Cala il sipario. Alza il sipario. Qua c'è bisogno di un minuto di silenzio. Un minuto, 1, 2, 3. A partire da ora. Un minuto, finito. Prestate molta attenzione perché questo è uno dei trabocchini più difficili, sì, e pericolosi, sì, che io abbia mai compiuto. Sì. E vi dico che ne ho fatti tanti. Sì. Questi sono stati i primi. Per ora quanti hanno funzionato? Ok. Se c'è il rischio che questo trabocchino non funzioni... Io serietà, per favore, serietà! Se c'è rischio che se questo trabocchino non dovesse funzionare, io perdo i capelli. Ed è una delle mie più grandi fobie. E poi dovrei subire Gabriele. Diventi pelato? Sì, che mi fa tutte le battute contro. Io ho paura di te. E che mi insulta. No. Sei pronto? No. Neanch'io, però lo dobbiamo fare. Per chi? Per loro. Perché loro si aspettano grandi trabocchini da questo video. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, commentate con hashtag. Diciamolo insieme. Con hashtag, basta, solo hashtag. Diciamolo insieme, di hashtag. Hashtag. Trabocchino. Chino. Insieme. Vai. 1, 2, 3. Hashtag trabocchino. Chino. Insieme, fratello. Vai. 1, 2, 3. Hashtag. Hashtag. Trabocchino. Ok, allora, per questo esperimento ci serve una cosa che fino adesso in questo video non abbiamo utilizzato. Mai. Un accendino. Che fa rima con? Bambino. Non con trabocchino, con bambino. Cioè, con... E questo è vietato ai bambini, mi raccomando. Ragazzi, questo è un oggetto che dovete usare con cautela, perché è in grado di... Di? Di far niente. Non va. Di accendere una fiamma. Una fiamma. È incredibile.
come ha fatto passi da gigante la tecnologia. La scienza dice che se tu prendi un ciuffetto di capello, sì, un ciuffetto, non si incendiano tutti i capelli, ma cioè, ovviamente solo passando e facendo così, accendendo la fiamma, il capello non si accende ma si arriccia. Si arriccia. Sì, infatti si dice che tutti i bambini ricci avevano dei piromani come genitori. Allora tu lo accendi, zio. Io lo accendo. Oh zio, così. Zio, se io perdo i capelli è un casino. Io ho la fobia. Mettili tutti dietro, tutti dietro. Allora, ciuffettino piccolino. Piccolino, piccolino. Allora, io lo tengo da qua. Ma sei sicuro che... Mettiamoci più vicino. Non va... Mettiti di lato. In caso soffia, zio. Ragazzi, non fa... Occhio, non fatelo a casa. Vai. Questo, ok. Vai. Io ci sono. No, non devi tenerlo acceso, devi... No. Così, cioè acceso, acceso però veloce, vai. Vai. Non è successo niente. Più vicino, più vicino. No, non proprio così veloce, così. Ok, vai, c'entra i capelli. No. Hai visto? Guarda, è riccio. Non è successo niente. Non è riccio, ragazzi. Non è successo niente, sì. Riproviamo? Ecco com'è nata. Guarda, guarda. È diventato nero. Riccio lo riprende. No, ma era funzionato, perché dobbiamo riprovare? Non ha funzionato. Allora, aspetta, deve esserci la te. Allora, io okay, vado, vai, tu, vai. Quando me lo dici tu? Vai. Me l'hai detto? Sì, vai, vai. Non lo sapevo, scusa. Più vicino. Ah! Mi sono bruciato, scusa. Questi sono gli effetti collaterali. Attenzione, leggi le istruzioni. Ah. Aspetta. Vedi che, no, guarda, ragazzi, sono ricci. Sì. Li vedete, ragazzi? È incredibile. Oddio. Per questo ciuffo dopo me lo taglierò. Ragazzi, abbiamo superato e dedotto che anche l'ultimo trabocchino ha funzionato. Quindi lasciate un bel mi piace, perché noi abbiamo messo a rischio la nostra vita. Non mi ricordare la parola. Okay. Commentate con hashtag fino alla fine. Se avete visto questo video, fino alla fine. E se stanno guardando ora, sì. Gli altri come lo fanno a sapere? Gli altri non sono veri fan, perché non hanno visto il video fino alla fine. Maleducato. Questo video termina qua, ragazzi. Spero vi sia piaciuto. Lasciateci nei commenti qualche altro trabocchino che potremmo riprodurre. Ragazzi, vi lasciamo i nostri social qua in descrizione. Giuseppe_basso_ barbuto e cavia. Io. _basso_ Io. Cavia. Io. Di cognome. Okay. Comunque qua, cognome. Seguiteci, perché noi sui nostri profili facciamo trabocchini ancora più estremi. Di cognome. E anche di nome. Ah! Oddio. Piano, che sono... Mai sentito un addominale così forte? Me ne... Oddio. Vado al bagno ora. Ciao. Ciao, ragazzi.